Cosa è successo tanto tempo fa? Ero una persona ovviamente normodotata, visto che ci chiamano diversamente abili. Come tutti camminavo, guidavo una macchina, avevo una famiglia, dei bimbi e improvvisamente una mattina del 14 ottobre la mia vita è cambiata. Portavo il bimbo piccolo a scuola, ero ferma. Questa storia la racconto anche se a me dà i brividi, perché non l'ho vissuta perché non mi ricordo niente, ma ogni volta che la racconto mi dà nuove emozioni. Cioè, dico grazie per quello che mi è successo, sembrerà assurdo, però è clara diversa. Una macchina mi ha tamponato, il mio bambino sbatteva la testa al vetro, io mi sono lasciata per proteggerlo, un istinto di mamma, non ho fatto niente di grande e invece ho avuto un'ulteriore botta che mi ha buttato addosso a un albero. Mi ha dissaldato lo schienale della macchina e io mi sono catapultata indietro, rimanendo incastrata con la testa al sedile di dietro. Dopodiché ricordo solo un gran rumore di ferri e non ricordo più niente. Mi sono risvegliata in ospedale non so quando e nella mia mente non c'era niente, non sapevo perché ero lì. Poi un barlume mi ha fatto urlare. Cioè io ricordo di chiedere del mio bambino, l'immagine è stata solo quella di mio figlio, che fine aveva fatto visto che io ero in un letto di ospedale. E il mio bambino stava bene e questo, se questo è servito per salvare a lui, sono fiera, lo rifarei 1.000 volte, non una, anzi 2.000, ma non per questo sono una mamma speciale, sono convinta che non solo una mamma fa questo per un figlio, ma anche una qualsiasi persona che ha a fianco un bambino o un'altra persona. Una volta che si diventa una mamma diversamente abile, cioè come ci si sente di fronte al proprio figlio, alla propria figlia? Cioè ci si sente limitati, cioè si pensa che non si abbiano le risorse per poter fare tutto quello che si potrebbe fare? Come si reagisce? Cioè, volendo anche dare un messaggio a chi purtroppo si trova costretto a affrontare una situazione come questa? Racconto i miei 2 anni di angoscia perché io ho buttato 2 anni, dico sempre, dentro la tazza del cesso, no? 2 anni di vita. Io mi sentivo una mamma finita, una moglie inutile, una persona che non serviva a niente perché ero una donna energica, ero una ragazza, avevo 30 anni, una ragazza energica, combattiva, vigorosa. Mi dedicavo a tutto, facevo tutto io, mio marito non si comprava neanche le mutandine. E a questo punto mi sentivo. Che cosa servivo? Non ho avuto la forza di ammazzarmi perché non avevo la capacità di farlo, sono una tetra, se no l'avrei fatto volentieri, ma non un gesto di leva, era proprio per togliere di mezzo questa persona che poteva creare fastidio a chi tu amavi e non volevi darmi. Chi ti è stato più vicino? Che ti ha aiutato di più in quel momento? Oh, io dovrei dire grazie a tutto il mondo perché ho degli amici meravigliosi. Ho una famiglia fantastica, un marito che risposerei 1.000 volte, non so lui se lo rifarebbe, ma non perché sono in carrozzina, perché sono un po' stranina, un po'. Boh. Miei figli mi hanno dato la forza, mi dicevano mamma ridi e io non avevo il coraggio di ridere. E di giorno ridevo con loro e la notte odiavo questa sedia a cui sono seduta, che oggi amo. E piangevo, sfogavo tutta la mia rabbia e il mio cervello alla fine è scoppiato e ho passato 2 anni di calvario odiandomi, odiando la carrozzina e oggi però dico grazie a questa carrozzina Clara è rinata, non è più quella di prima, è una Clara meravigliosa sotto certi aspetti. Apprezzo anche l'unghia del dito, del piede sinistro, che è tutto storto, tutto brutto, tutto boh, non so se ho un piede o cos'è. Ma lo amo perché capisco quanto è importante. Prima era importante un vestito, oggi non mi interessa, mi interessa aiutare gli altri, capire quello che gli altri hanno bisogno e se posso darglielo. Chi ti ha fatto conoscere tennis tavolo? Uno sport che non capivo se era veramente uno sport, onestamente, lo dico senza che voi lo raccontiate a nessuno. Io facevo nuoto, no, ancora oggi detengo il record italiano che nessuno mi ha tolto. Poi agli Olimpiadi di Atlanta sono successi dei fatti a cui è meglio buttarci dietro. Io ho attaccato il costume al chiodo insieme a quell'episodio e mi sono dedicata esclusivamente alla scherma che io amavo.
Io non ripeto, non ho mai fatto sport nella mia vita, non sapevo neanche nuotare, sono sarda, mi vergogno a dirlo, vivevo in un'isola dove c'era il mare, ma io dell'acqua ne avevo il terrore, cioè io mi bagnavo le mani a riva guardandomi bene se alle mie spalle non c'era nessuno che mi spingesse, per cui terrore dell'acqua. Mi hanno insegnato a nuotare, sono diventata brava. Evidentemente dentro di me c'era una sportiva che non sapevo ci fosse. E poi Angelo Franchi, lui mi ha invogliato dicendomi che il mio carattere era combattivo e potevo fare qualsiasi sport. Ho provato scherzando, ci giocavamo il gelato dove io, la mia società, il Santa Lucia Sport, e vincevo sempre questo gelato, ero diventata un altro po' cicciona a furia di mangiare gelato. E così è iniziata la mia avventura nel tennis tavolo, che oggi devo dire grazie, perché non è un gioco, è realmente uno sport che se non hai testa non vai avanti. La prima Paralimpiade? La mia prima è stata Atlanta 96 col nuoto, la mia seconda è stata Sydney, guadagnata con una medaglia appena iniziato il tennis tavolo. Ho fatto una carriera veloce, io sono stata proprio velocissima, ho vinto subito appena iniziato a giocare a tennis tavolo il titolo italiano, per cui inserita in nazionale, vinto medaglia agli europei e guadagnata Sydney. Sono arrivata quarta, però io sono onestamente un autodidatta, non ho mai avuto un allenatore, non ho mai avuto con chi giocare, a Roma, strano a dirsi, ma non c'era nessuno in quel periodo che giocava a tennis tavolo, per cui io rubavo questo sport con gli occhi, in ogni gara in cui andavo stavo lì ferma ore per guardare e capire come mettere il braccio, come inclinare la spalla, come spingere la pallina. Il tennis tavolo è anche uno sport che si gioca a squadre, il tuo rapporto con le altre atlete com'è? Ah, ma noi siamo una squadra, dice sempre il nostro commissario tecnico Alessandro Arcigli, che noi abbiamo questo di bello. Siamo una squadra, non che ci vogliamo bene, penso qualcosa di più, ognuno di noi dà tutto per gli altri. E la squadra deve essere così, devi vincere non per te, per loro. Alla fine del torneo di tennis tavolo tu hai vinto e ti sei abbracciata in un modo così coinvolgente con il tuo allenatore. Raccontaci questo episodio. È un nostro portafortuna? No, è un, penso, un gesto che lui ha nei miei riguardi ogni volta che vinco una partita importante. Non è la prima volta che lo ha fatto. L'ho già raccontato, può sembrare magari un po' osceno agli occhi di chi fuori vede, ma per me è una cosa bellissima e questo vuol dire che non c'è tra di noi nessun riservo, ma anzi c'è un affetto e una stima. Quella che io ho per il mio allenatore è solo un gesto, può essere un abbraccio, ma visto che non sono in piedi, lui si adatta alle mie misure e mi fa questa e mi abbraccia in questa maniera. Senti Clara, raccontaci di questa esperienza di Pechino che poi può essere comunque anche da esempio pure per le altre gare che tu fai. Quando tu scendi in gara innanzitutto, cioè, chi sei, che cosa senti, come vedi la tua avversaria? E dirti di Pechino, cioè, in effetti durante ogni manifestazione la paura si sente, anche se tanti ti dicono sei brava. Non è vero, il mio cuore batte. La mia prima partita a Pechino penso sia stata la più brutta, perché sono entrata in uno stadio dove non mi aspettavo di trovare tanti spettatori. Per me è stata veramente, cioè io pensavo che dalla maglietta si vedesse il mio cuore battere. E poi entrata in campo sapevi che lì dovevi giocarti tutto, perché si usciva, ne passava solo una a girone e questo vuol dire che ogni partita era una finale. Che dirvi, ho vinto e poi si pensa alla partita dopo, le emozioni sono tante, ti fanno sbagliare, ti fanno gioire, ti fanno arrabbiare, ti fanno piangere. Quindi, proprio come metafora della vita, l'allenatore, cioè quanto è importante l'allenatore per un atleta? Ah, guarda, io penso che l'allenatore sia basilare, è l'unisco di due persone, lui da fuori e io da dentro, e sono convinta che lui guida le mie braccia come guida la mia mente. E io
sicuramente un allenatore in panchina è un qualcosa di tuo nel gioco. Durante una partita ci sono dei momenti in cui hai certamente bisogno di essere spronata, di essere aiutata, di, soprattutto moralmente, magari anche tecnicamente, però hai, cioè, ci sono dei momenti in cui uno stop e una ricarica sono indispensabili, no? Caratterialmente ho proprio bisogno di carica, sono una persona che più mi carichi e più do, io, è un mio essere questo. Però in certi casi riconosco di avere una pecca, il time out che è una pausa nella partita che è importante, sovente nella mia, io che sono così istintiva, se sono in gioco sbaglio sicuramente, ma alcune volte mi dà un po' fastidio, ma invece è sempre venuto nel momento giusto, ecco l'importanza dell'allenatore, sempre venuto nel momento giusto ed è stato giusto chiamarlo. La tua medaglia più bella? L'argento a Pechino, a squadra, la desideravo, l'ho cercata, l'abbiamo cercata nel tempo con Michela e è arrivata. Secondo te, cioè, che tipo di messaggio, di suggerimento si può dare a un giovane che vuole avvicinarsi a questo sport? Che tipo di vantaggi ne può avere? Oh, ma la felicità, la gioia di stare con gli altri, scambiarsi le idee, il confrontarsi, il gioire, l'abbracciarsi, la sfida, la grinta. Che sì, lo sport è questo, poi non è detto che uno debba diventare un campione, no? Però già il fatto stesso che tu vivi insieme agli altri, gioisci con gli altri, piangi per una perdita degli altri, tira fuori dentro di te qualcosa che forse non conosci se non pratichi lo sport. Senti Clara, per avviarci verso la conclusione, no? La tua vita ha conosciuto una sconfitta importante. Allora, dove si trova veramente la forza per rialzarsi, per combattere ancora e per vincere? No, non mi alzo, io sto sempre seduta, così non mi stanco e così riesco a ragionare meglio. È vero che non metto la mano sulla testa per pensare, qualche volta dovrei farlo. Però una sconfitta ti porta a una vittoria, io lo dico sempre. Se tu vieni sconfitta hai una carica maggiore per poter vincere. Quando tu stai giocando una partita, chi è il tuo avversario? Clara, strano a dirsi, ma sono io. Io prima devo combattere con me e poi l'avversario. Nei confronti dell'avversario che tipo di sentimento hai? Ah, quando gioco sono un po' cattiva, però onestà innanzitutto nello sport è la prima cosa che ci deve essere. Rispetto dell'avversario, anche se non ha mai tenuto in mano una racchetta, perché di là c'è sempre una persona che si confronta con te. E questa è la prima cosa che nello sport ci deve essere, rispetto per l'avversario che hai di fronte. E poi io, se voglio vincere, devo metterci la cattiveria, mi dispiace dirlo, ma lo sport è questo. Abbiamo attaccato il costume al chiodo, un giorno probabilmente appenderemo anche la racchetta al chiodo. Che farà Clara dopo? No, no, Clara seguirà i ragazzi, continuerò a seguire i ragazzi finché il Signore mi dà la forza di farlo e darò quello che io ho imparato e quello che mi hanno dato prima. Io vorrei restituirlo a dei ragazzi che mi auguro non ce ne siano più, ma questo è utopia, restituire quello che a me hanno dato.